Ciao a tutti ragazzi e benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Vi state chiedendo cosa ci fai Marques un'altra volta su Fear Games? Ebbene sì ragazzi, oggi siamo qui con l'owner di Fear Games, ovvero Alemastro, che purtroppo non sono riuscito a convincerlo per farlo entrare su Coral, ma vedremo in futuro. Quindi oggi andremo a giocare le Bed Wars con il founder di Fear Games. Che dire, Fear Games ormai è un server conosciuto molto, ma naturalmente le Bed Wars sono un po' così così. Ora andremo proprio a giocarle con lui, quindi subito un bel like, dovete bombardare questo video di like, iscrivetevi, attivate anche la campanellina e ci vediamo direttamente in partita con il signor Alemastro. Allora, eccoci qui con Alemastro. Come stai, bro? Tutto bene? Buonasera, tutto bene, siamo vivi. Ok, allora nella intro appunto ho detto che non ti ho portato su Coral perché l'intenzione era quella. Già nel video che ho portato Feriz qui sopra avevamo detto appunto di portarti su Coral, ma appunto non fa nulla, se non vuoi entrarci non c'è nessun problema. E quindi oggi siamo qui su Fear Games a fare le duo. Perfetto, va benissimo. Che dire, allora diciamo che questa cosa su Fear Games delle Bed Wars c'è un po' di, come dire, un nome un po' bruttino, perché le Bed Wars vengono prese con Bed Wars non aggiornate, Bed Wars così. Tu che ne pensi di questo? Ma penso che sia diventato molto associato molto al competitivo, quando la nostra idea iniziale è l'attuale, quella di portare un minigames, quello per l'appunto che facciamo con il resto delle modalità. Poi che sia scoppiata la mania, purtroppo e per fortuna per altri, perché per l'appunto ci sono server come quello di Itnos e Coral che ne hanno giovato, perché per l'appunto volevano portare un gioco differente. Detto questo, bro, per me possiamo partire, quindi sono carico per Step Bad Wars in duo, essendo che è la prima volta che gioco con te, proprio la prima volta e che parlo con te, quindi perfetto, direttamente. Non facciamo brutte figure allora. Esatto, vai. Prima partita con il signor Alemastro. Da quant'è che non giochi le Bed Wars? No beh, le gioco abbastanza spesso. Però, okay. Cioè, bardi tu, cioè, oppure faccio io a caso. Allora, dai, bardo, io devi iniziare a fare il collegamento, okay, ci penso io a letto, vabbè, tranquillo, vabbè. Ok, ah, te vai prima diamanti? Sì. Ok, va bene. Allora, direttamente posso andare dai bianchi che hanno messo Anderson. Quindi mi prendo un piccone e poi vado dai bianchi. Mi hanno detto Marques non è d'accordo con il fatto che cos'era? Che le uova costano 50 di ferro. In realtà un po' tutti, lo shop in generale non è aggiornato. Ecco perché sono abituato ai shop di Apixel. E quando li aggiornano, ogni server, capito, li aggiornano. E quindi su Apixel magari shop l'uovo ad uno smeraldo e poi magari qui lo shop a 50 di ferro, capito? Sì, ma perché è più semplice comprarlo col ferro e lo rende molto molto più chill. Poi non è, fortunatamente non ne abusano e noi ci basiamo non tanto sui pixel ma sul nostro gioco. Cioè tante cose sono state cambiate in base a... Ok, quindi cioè voi lasciate così gli shop ma in base a come volete voi, o vi basate magari su pixel essendo che il server comunque è Bed Wars più grande? Allora noi tipo nel 2019 mm-hmm. abbiamo deciso di fare il cambiamento delle Bed Wars quando tutta Italia era contro alle Bed Wars di Apixel. Tutti quanti volevano quelle di gomme. Abbiamo fatto l'aggiornamento, okay. E abbiamo deciso di mettere ovviamente lo shop che avevano all'epoca, che era quello vecchio, non so se tu te lo ricordi. Quello con i picconi che ancora non perma. Ci stanno attaccando. Grigi. All'epoca abbiamo deciso mm-hmm. di mettere quello shop lì. E semplicemente da quando l'hanno aggiornato loro abbiamo visto come l'avevano fatto, ma già avevamo deciso di cambiarlo con i nostri prezzi. Ci siamo un po' orientati con loro, però... Però secondo me, cioè almeno da come la vedo io, sarebbe meglio magari con i prezzi aggiornati, quindi lo shop aggiornato, le nuove cose eccetera. Sì, beh, diciamo che magari sarebbe più carino. Qualcosina sicuramente cambierà. Comunque ci stanno attaccando sti bianchi. Anche stanno arrivando anche i rossi, bro. Ci sono un bel po' di team. E quindi quando è che farete l'aggiornamento delle Bed Wars? Io penso non prima del 2022, per una questione di essere occupati attualmente con altre modalità. E poi queste qua, okay, comunque okay. Come gioco. Oh, i bianchi ci stanno attaccando. Oddio, non l'ho proprio visti. Ok, uno l'ho fatto. Posto. Rosso, ci sta un rosso sopra. Ok, vado io. Ah no, è andato via. Okay. Andrò via? A posto. In realtà a un certo punto ci siamo trovati a fare una corsa di aggiornamento per le Bed Wars, perché volevamo mettere le cose che venivano chieste alla community, però poi ci siamo resi conto che alla fine non vogliamo seguire semplicemente la copierella a destra e a sinistra, quindi semplicemente facciamo il nostro aggiornamento, lo prepariamo con calma, quando è pronto lo inseriamo. Ah beh, quello sì. Passerà un po' di tempo comunque, qualche altro mese come minimo, prima di un aggiornamento grande ci sarà. Come per esempio quello delle hit, perché comunque noi dovremo fare un aggiornamento che potrà cercare di coprire anche... Oh, prendi questo. Bro, questo.
A posto. Ok. Quindi aggiornare anche le hit. Vorrei fare qualcosa di più fluido rispetto a quelle attuali, che comunque già rispetto a un anno fa sono molto più fluide, ma dei piccoli aggiornamenti ci saranno per renderle un po' più fluide per i giocatori competitive. Ma l'idea è quella di essere compatibili con i giocatori mobile. Ah, ok. Perché quindi volete mettere anche che si può entrare da mobile? Sì, per i minigames sarà compatibile. Però ripeto, quello arriverà sicuramente dopo l'aggiornamento. Ok, capito. Comunque ci stanno lasciando i rossi, sì. Sono in due. Uno è andato. Più che altro volevo un secondo prendere. Ok, è andato anche l'altro. Allora, io ho un diamante, ho fatto sharpness e abbiamo anche la botta. Arrivano i rossi, bro. Se vogliamo lasciarli in due. Ok, morto. Stai tornando in base? No, io sto andando ora in base dei rossi. Sì, no, perché ho rotto il ponte. Tanto mi sto facendo un attimo. Oh no! No, niente, sono morto per poco. Io volevo rompere il letto, invece mi hanno killato, erano in due. Mi sa che arrivano i rossi, eh. C'è anche il team Aqua, eh. Sì, buonanotte. Ok, andato. Ah, aspetta, una cosa intelligente, la fornace, questa è simpatica. Mm-hmm. Il discorso dello split. Esatto. Infatti te lo volevo chiedere. Era più che altro una questione di logica. Se ci sono due persone nella fornace, ok, in due prendono i materiali. Infatti splitta se tu sei persona nella fornace. Però se sono stati già generati, entrare e farli splittare, se sono già esistenti in gioco, già per terra, alla fine la vedo una cosa molto illogica. Per quanto dici, vabbè, ma la logica la crei tu, però per l'appunto, dato che la creo io, la logica, quindi niente. Abbiamo deciso che se sono stati già creati era un poco illogico che venisse splittata, però solo per questo. Poi se casomai la community lo vuole, secondo me il consiglio che ti posso dare è di farlo, perché è una cosa che ormai in qualsiasi server c'è. Sì. Ma non è proprio la questione che c'è in qualsiasi server, perché come hai detto te vuoi fare comunque. Ah, bene, abbiamo perso il letto. C'è un verde che mi attacca. Ok, dicevo comunque, alla fine è una comunità per un team, che comunque se vuole splittare eccetera, comunque ci sta. Poi nel senso, allora, dipende. Avevamo fatto una votazione, per una questione logica avevamo deciso di non inserirla. Però, ripeto, è sempre una cosa che si può fare, anzi ci mettiamo poco e nulla a farla. Esatto. E sicuramente faremo delle pull pubbliche. Mi sa che sono morto, bro. Sei morto? Sì. Mamma mia, mi hanno attaccato in troppi. Sì. Allora, arrivano... rosso arriva. Due rossi e un acqua, bro. Sono tre persone. Oddio. Vabbè, questo qua mi ha preso un combo. Niente. Oh, minchia, che combo che gli hai fatto. Non me l'aspettavo. Cattiva. Mamma mia, che combo. Il rosso ne ha perso il letto. Quindi verso l'acqua dovrei andare. Sì, vai. Perché un acqua è mid. Quindi se gli va in base ne trovi solo uno che sta andando ora al centro. Quindi letteralmente la base è libera. Se va mid la base è libera. Aspetta, te lo dico subito. Fermo, non mi ti muovere. Mi ha visto. Oh, tra la spinta. Secondo me ti conviene attaccarlo, bro. Te sei messo meglio di lui. Se lo attacchi gli puoi andare anche in base. Sei morto? No. Niente. Secondo game. Allora, ora dobbiamo vincere. Scorso game l'abbiamo perso, però fa nulla. Comunque vai, io bardo sempre. Stiamo riscaldando? Esatto. Questo è il riscaldamento. Comunque una domanda anche che ti volevo fare. Le nuove mappe invece le metterete? Sì, il sistema attuale, come hai visto, per trovare una partita che vuoi tu o con la mappa che vuoi è lento. Invece il futuro sistema sarà simile a quello di Hypixel. Comunque potrai scegliere tu la mappa. Ok, ma sempre per i VIP, giusto? No. Ah, per tutti? Sì, no, sì. Ok. Questa cosa è buona. È come attualmente, ma potrai scegliere la mappa che vorrai. Ovviamente poi verrà data priorità in maniera che si riempirà più velocemente quella. Ma unendo tutte le lobby insieme questo problema si risolverà. Cioè comunque le partite mezze vuote non ci saranno più. Ok. Infatti sì, è anche meglio. Perfetto, pink è andato. Mi sto andando a fare l'ultimo pink qua. Ok. Lì non c'è nessuno. A posto, il pink è eliminato. Quindi il primo team è andato. Allora dai, io direttamente. Gli acqua stanno anche arrivando mid. Quindi se vuoi possiamo andare. Vai. Io inizio ad andare, ti aspetto. Ti seguo. Ok, uno è andato. Ma tu hai tutto? Io sì, ho i tool, io riesco a rompere. Okay. Te mi devi solo comunque aiutare. Questo mi sa che lo trappo in qualche modo, non è vero. Ok. Perfetto, ci sono vivo. Ok, io non ne ho ammazzato uno, però stanno dietro. Ok, mi sono boxato. Vai. Ok. A posto. Ok. Minchia, uno l'ho lasciato con zero di vita. Non ci credo un hit e moriva. Va bene, dai. Ok, io sto tornando dai verdi. Di dove sei? Sono dai verdi. Ah, ok, perfetto, eccomi. Arriva il nostro amico. Ok. Morto? Te sei morto? Anch'io. Sì. Ok, vai. Va bene, tranquillo. Arrivo subito. Vai. Oh mio Dio. Che minchia, mi ha tirato la fireball. Credo il verde. Ci sono saltato sopra. Mi ha tirato una fireball. Ci siamo killati a vicenda. Servono tre di oro, così.
Mi sta attaccando il verde. Mi sono clutchato dappertutto, però. Ok, vabbè, sono morto, però l'importante è che l'ho killato. Siamo rimasti noi contro gli azzurri che non hanno il letto e i verdi. Io spero che gli azzurri non vengano in base nostra, sennò è un po' un problema. Bisogna rischiarla. Ah, comunque invece per quanto riguarda TNT Jump e Fireball Jump li fixerete un po'. Sì, 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 purtroppo le TNT sono un po' rotte. Questo qua non è la base dei... No. Minchia, ma quanto tolgono questi? Uno è morto. Oh, li abbiamo ammazzati. Perfetto, okay. Sì. Niente, ok, l'ho killato. Ti riesci a fare l'altro? Sì, me lo sono fatto. Ok, vabbè, se gli fai letto è perfetto. No, mi sa che non riesco a farmelo. Ok, arriva il verde. Ma comunque ora ti racconto una cosa, perché ho visto in chat un ragazzo che praticamente mi ha chiesto screen e mi sta venendo in mente una roba. Quando praticamente mi avevano chiesto screen, ho fatto uno screen e tipo un helper mi ha bannato per teaming, una roba del genere. Lo staff in quel caso non può visualizzare la chat, visualizza solamente il gioco. Non essendo youtuber all'interno del gioco, lui non sa che effettivamente puoi star facendo un video comunque. Vabbè, non te lo volevo appunto dire. Ah, ok, lui vuole screen appunto. E quindi ecco perché te lo volevo dire, perché mi sono ritrovato bannato. Sì, vabbè, ovviamente mettiti dalla parte dello staff. Pensa che abbiamo tutti i giorni persone che si lamentano che lo staff non fa, lo staff non c'è. In realtà lo staff è lì, tu non stai vedendo, mentre da quando stiamo parlando penso ci siano stati almeno un 200 ban. Vabbè, una cinquantina solamente l'anti-cheat li fa. Tutti questi cheater? No, molti in realtà sono mute, non sono ban, scusami, sono sanzioni. Ah, ok. 200 sanzioni, perfetto, in generale, perfetto. Sì, sì, tra kick, ban e quant'altro. E ovviamente non sono poche. L'anti-cheat fa una buona parte. Il resto, lo staff è attivissimo, lo staff, ma anche soprattutto i supporter. Vabbè, questo in un server ci deve essere, cioè è una cosa comunque positivissima. No, più che altro intendevo sul fatto che ti hanno bannato. Può succedere che arriva un supporter che vede la situazione e non ti conosce, perché ovviamente noi cerchiamo di interpretare la cosa. Non è che vogliamo bannare persone a caso perché siamo stronzi, ma perché vogliamo che il gioco sia pulito. Vabbè, ovvio, ovvio, infatti questo è corretto. Ok, lui è andato. Ma non Minor Fatigue. Non riesco a farci letto. Aspetta, se arrivo io non ce l'ho Minor Fatigue, giusto? In teoria no. Aspetta che... Ah, mi sta attaccando. Mi stanno attaccando. Riesci a darmi una mano? Sì. Ok, uno è andato. A posto. Ok, vai, aspettami un secondo. Vai, vai, vai. Io ce l'ho Gapple. Io vai, no. Io ci provo, dai. Vediamo come va. Uno è fatto, in teoria. Ok. Vai, vai, prova quest'altro, prova quest'altro. Io sono morto, non avevo vita. Se te lo riesci a fare. Uno di vita. Minchia, per poco. Ma gli azzurri dove sono in tutto questo? Gli azzurri stanno proprio. Sì, ma il fatto è che questa cosa qua spaventa. Perché gli azzurri stanno arrivando al massimo della protezione in tutto. Quindi. Io spero che non è così. Gli azzurri ti dico che sono con l'arco. In base loro camperati. In una maniera incredibile. Mi sta bo spammando questo. Non ci credo. Vabbè, mi ha bo spammato in faccia. Oh mio dio. Bastardo, niente. Vabbè, siamo pari a loro. Esatto, pari, esatto. Però l'unico problema è che loro sono messi meglio di noi, eh. Niente, bro, io non riesco ad andare in base loro. Allora, bro. Ah, non morire, mi raccomando, cioè adesso non abbiamo più il letto, quindi non puoi morire. Tranquillo. Io sono andato aggressivissimo, li ho attaccati. Ah, li stai attaccando. Uno eliminato, sì, bro. Mi sono buttato con la perla dietro di lui perché mi stava spammando troppo. Sono andato dall'altro. No, l'arco! Non ci credo! All'arco anche lui. Sei io sono vivo, sì, per miracolo. Oh, ho tirato la perla. Ma è scemo. Ma che cazzo. Bro, è morto, tranquillo. Abbiamo vinto. Sì, 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 sì. A posto, a posto. Grande. 19 kill. Terzo e ultimo game questo, bro. Marco, perfetto. Sei pronto? Sono prontissimo, sono prontissimo. Ok, vai. Questa mappa qua per esempio è da aggiornare. Esatto, esatto. È vecchissima, sì, sì, lo so. Così è piccolissima, questa è la versione vecchia. Come vedi è abbastanza piccola. Però ci sta, spero che farete un bel aggiornamento. Comunque che rivoluzionerete un po' tutto. Sì, sì. Questo sicuramente arriverà. Perché parlando sempre di server, anche War Academy lo sta facendo. Un bel aggiornamento. Ah, speriamo. Ma che, perché ne sono tre? Ce l'hai fatta? Ce l'hai fatta? Io vedo tre player. Ah, uno era buggato. Io ne vedo due. Che minchia. Ok, perfetto. Okay, sono morto. Comunque, bro, dobbiamo attaccarli in due lui, eh. Ma sì, è pesante questo tizio. Vai, vai. Vai, vai. Ok, ci siamo. Vai. Vai, vai, andato, andato, vai. Andato. Ah, posto, posto. Si è integrato. Comunque, bro, io sto attaccando i gialli, però ne sono veramente troppi. Ok. Allora, sto un attimo facendo tutte quante le tour, non c'ho nulla. Non ci credo. Non puoi capire quello che è successo. Bro, mancava tipo un millesimo di secondo e il letto era rotto e mi ha killato all'ultimo. No. Fammi vedere, sennò potremmo anche attaccare i rossi, che magari sono un po' più scarsetti. Ma forse, secondo me i gialli sono un po' in rottura, quindi se partiamo da loro non è male l'idea. Che dici? Va bene, vai, prendo un altro po' di blocchi e andiamo. Ci sei? Sì. Attacchi? Vai. Ok.
Vai, non dato. C'è l'altro in base, non c'è l'altro in base. Ah, non c'è? Posto. Ho anche la TNT io, eh. Posto, posto, posto. Grande. Vai. Mi sa che mi kill, eh. Sì. Ok, pochissima vita. A posto, GG. Però quello l'amo ci andrà in base, probabilmente. Sicuramente sì. Appunto. Ah no, è rosso. Ma un altro team. Allora mi sa che il giallo è mid. No, anche il rosso con l'arco. È incredibile. Ma mi ha tirato qualcosa in faccia. Bro, mi ha tirato qualcosa. Sono morto. Mi ha tirato un bridge egg in faccia e mi sono buggato dentro col bridge egg. Allora, vai, vai, vai. Ok. No, non riesco. Oh, oh, oh. Ma dove sta? Non ci credo. Chi è con l'arco? Tutti quanti sono con l'arco. Sì, aspetta, arriva anche il verde, in tuo soccorso. No, oddio, aiuto. Vabbè, vabbè. Questo è forte. Non potevo fare nulla. Mondiale. Questo video di oggi termina qua. Naturalmente, bro, spero ti sia piaciuto, che comunque ti ha fatto piacere che ti ho invitato sul canale. Assolutamente, super piacere. Possibile un futuro video sempre qui su Fair Games, quando appunto si aggiorneranno le bedroom, sicuramente ce lo farò. Assolutamente, assolutamente. Quanti like per questo video, bro? Decidi un numero di like. Facciamo 1500. 1500 like? Va bene. Ah, 1500, vai. Ok, è andata. Grazie e nulla. Per questa opportunità. Ma no, grazie a te, bro. E nulla. Iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate like. Ci vediamo domani alle 15 con un nuovo video. E ringraziamo ancora Le Mastro. Bella. Buona serata.